Oggi l'attesissimo confronto tra sindaco e consiglio comunale sull'agenzia per il risanamento. Il primo cittadino non accetta ricatti. I consiglieri pronti alla discussione, ma il consiglio non diventi capro espiatorio. Entro domenica l'elenco aggiornato delle scuole che potranno aprire i battenti il 12 settembre. Per le altre si profila l'apertura posticipata al 25. Riunione Fiume ieri a Palazzo Zanca per discutere organigrammi e progetti delle partecipate del comune. C'è un piano, ma dovrà prima essere discusso con i sindacati. Protesta dei lavoratori Amam oggi a Palazzo Zanca, in 14 su 64 rischiano il posto di lavoro. Il sindaco chiede pazienza, ma non ci sono conferme sul possibile rinnovo del contratto. Il Messina di Pietrainfantino ha battuto senza patemi l'Igea Virtus di Carmelo Mancuso nel primo turno di Coppa Italia. La squadra tuttavia è ancora incompleta, servono rinforzi a centrocampo ed un esterno d'attacco.